Sempre Outdoor Business Days, in questo caso stand scarpa, sono con Francesco e con lui parliamo di scarponi da trekking e alpinismo. Cosa c'è di nuovo, Francesco? Allora, per la stagione Spring Summer 24, partendo dall'alpinismo trekking, abbiamo voluto rinnovare la famiglia Zodiac, una famiglia iconica per scarpa perché nasce nel 2001. Ecco che abbiamo rinnovato tutta la famiglia a partire dalla versione tecnica ramponabile e abbiamo sviluppato tutta la famiglia, quindi abbiamo lo Zodiac Tech, lo Zodiac Trek LT, che è la versione quella più estiva, più traspirante in tessuto, lo Zodiac Trek in crosta con questo nabuc effetto bello al tatto, fino alla versione bassa gore e no gore. La grande novità di questa famiglia Zodiac la troviamo nella suola, dove abbiamo introdotto la tecnologia BAS, Bascula Adaptive System, che è una tecnologia che funge da elemento di equilibrio, da una parte controllando l'appoggio del piede, dall'altra favorendo il giusto impatto nel terreno. Questa tecnologia unisce un uso combinato di tasselli, di tappi fissi a tasselli, tappi basculanti, dove in queste aree, e questo fa sì che aumenta l'aderenza al terreno, i tappi si adattano, si muovono, si incrementa in questo modo anche la sicurezza in fase di appoggio del piede, sia che tu ti trovi in pendenze particolari, sia che tu ti trovi in terreni particolari, insomma. Questa è la grande novità dello scarpone Zodiac. Dopo ovviamente troviamo un speciale heel cage, un heel control, dove viene inserito questa zona in TPU iniettato nella tomaia, che diventa più reattiva e funge da contenimento al tallone, dando stabilità e controllo. La versione ramponabile integra questa ghetta che rimane più aderente al polpaccio nella gamba e quindi evita l'inserimento di detriti o neve all'interno. Ha un fascione protettivo su tutta la scarpa, quindi è uno scarpone tosto, rigido per affrontare avvicinamenti tecnici impegnativi. Dopodiché scendiamo in una categoria più da massa, pur mantenendo le caratteristiche tecniche di uno scarpone da trekking. Ti chiedo allora, prezzi di queste quattro? Allora, partiamo dal ramponabile €319, al 299 in pelle oliata e in tessuto tecnico anti-abrasione, che è un 299, per arrivare a una scarpa bassa 259 Gore-Tex. Ma non solo Zodiac, altre novità, giusto? Abbiamo voluto rinnovare anche la famiglia Moraine. E cosa vuol dire? Ci siamo staccati dal mondo corsa, record, prestazione. Abbiamo voluto anche concentrarsi su un consumatore più tranquillo, ma che ha un altro approccio dell'andare in montagna, che è quello del camminare, vivere emozioni più lente, godendosi i piaceri di quello che la natura ti dà. E quindi abbiamo voluto rinnovare questa famiglia già esistente in passato in scarpa, la famiglia Moraine, e andando non a stravolgere il prodotto, ma andando a evolverlo a livello estetico in certi accorgimenti. Quindi a livello estetico troviamo una tomaia anche qua in nabuc oliato, effetto al tatto molto bello, molto prezioso,
trovi tutte le caratteristiche di un hiking leggero, quindi la protezione in punta, un leggero containment sul tallone, una fodera traspirante e una suola comunque leggera ma protettiva dai sassi, non troppo rigida, quindi confortevole subito. Appena la metti è una scarpa che non necessita di essere usata più volte per prendere la conformità del tuo piede, la forma, ma ha un instant fit notevole, immediato. A questa scarpa abbiamo voluto aggiungere la nostra chicca, oltre alla membrana waterproof Gore-Tex, abbiamo voluto dare un plus al nostro consumatore, che è quello di essere rintracciabile in caso di incidente in montagna. Quindi abbiamo inserito anche una scarpa del genere, una scarpa da hiking, il sistema Recco, che ti permette di essere rintracciabile dai professionisti del soccorso in montagna. Questo perché Scarpa ormai è da anni che collabora con Recco. Siamo partiti dallo sci alpinismo, siamo passati per tutta la famiglia Phantom, alpinismo d'alta quota, tecnico, da cascata, ma parlando con Recco abbiamo constatato che gli incidenti, le statistiche più alte che avvengono in montagna oggi avvengono nell'hiking, nel trekking, di persone che si perdono nel bosco, che sono a funghi o che si trovano in difficoltà. Quindi abbiamo pensato di inserire Recco anche in questa parte di famiglia di scarpa da hiking. Come suola trovate una suola con tappi tipici da attività hiking, troviamo una suola presa comunque che ha una mescola molto appiccicosa, quindi con una elevata adattabilità al terreno ma al tempo stesso un buon grip e un buon compromesso con la durabilità. Che dire, una scarpa che comunque ha il suo fascino e che potrebbe essere indossata anche come scarpa casual da tutti i giorni, everyday, col suo jeans o per andare al lavoro tutti i giorni. Ti chiedo io, prezzi all'uscita? Partiamo dalla versione più alta, senza finestre, traspiranti, 199 euro, la versione mid 189, la versione bassa 179 euro. Francesco, grazie mille, le vedremo l'anno prossimo. Grazie.